di chi ha organizzato questo incontro. Sinistra Non Milano è un laboratorio di politica che si occupa di politica locale e politica nazionale nell'ambito dei 7 comuni che costituiscono l'area omogenea del Nord Milano e la zona 9 dove ci troviamo oggi riuniti. È un esperimento che per il momento ha dato ottimi frutti, che si sta occupando di affrontare tematiche politiche più rilevanti per quello che è il mondo della sinistra che noi vorremmo rappresentare, dei quali ci sentiamo parte integrante. E finora questo è il terzo evento tematico che noi abbiamo proposto alla cittadinanza. Il primo è stato sul lavoro, il secondo è stato sulla scuola, trattando anche il futuro referendum sulla scuola, e questo è il terzo, è sulla democrazia e sulla riforma della Costituzione. Ovviamente dal volantino avete visto tutti qual è la nostra posizione sulla riforma della Costituzione che sta per essere definitivamente approvata dal governo Renzi, una posizione che non vuole essere oltranzista nel no a prescindere, ma vuole affrontare a livello tematico il perché del no di questo, a questo referendum costituzionale, referendum confermativo. Abbiamo qui oggi con noi un parterre di relatori di tutto rispetto e siamo onorati di poter ospitarvi qui con noi. Abbiamo Rosanna Lombardo, che è coordinatrice di Ampi di Zona 9, che ci porterà il saluto dell'Ampi di Zona. Abbiamo Felice Pesosti, ovviamente, avvocato socialista del coordinamento della democrazia costituzionale, avvocato che ha presentato tutti i ricorsi contro l'Italicum in Italia e poi ci racconterà del primo successo già che è avvenuto grazie al rinvio da parte del Tribunale di Messina, Tribunale di Messina alla Corte Costituzionale per valutare la costituzionalità della riforma elettorale. Abbiamo Loredana De Petris, Sinistra Ecologia e Libertà, capogruppo al Senato del gruppo misto. Abbiamo Alfredo Dattore, deputato di Sinistra Italiana, e ovviamente abbiamo Lidia Menapace, che ringraziamo tantissimo per essere qui con noi. Partigiana, Fondazione Comunista, e mi permetta, non abbiamo messo a volantino, ma del Comitato Nazionale Ampi. Io darei la parola subito per l'introduzione e per i saluti a Rosanna Lombardo e vi ringrazio tantissimo perché vedo, nonostante le luci, la tintarella che non verrà comunque la tintarella, vedo che non ci sono posti liberi e ci sono tante persone in piedi, quindi vi ringrazio tantissimo per essere accorsi, per la partecipazione e spero che questo percorso possa essere un percorso il più ampio e il più condiviso possibile, perché il risultato che dobbiamo ottenere è quello di evitare che questa riforma costituzionale possa avere gli effetti nefasti per la nostra Costituzione, che ci ricordiamo sempre di dire che è la più bella a parole, però tutti noi dovremmo difendere anche nei fatti. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio gli organizzatori di Sinistra Nord Milano di aver chiesto a me di portare un saluto in quanto coordinatrice dell'AMPI di questa zona. Sinistra Nord Milano è nel comitato metropolitano milanese per la democrazia costituzionale, l'AMPI è il primo e Sinistra per ordine alfabetico e Sinistra Nord Milano è l'ultimo degli aderenti. Non entrerò nei temi tecnici della riforma costituzionale se non per dire due cose. In Italia per la prima volta si sta procedendo a stravolgere la Costituzione in alcuni suoi punti essenziali e si approva una legge elettorale che altera il rapporto di garanzia fra i poteri dello Stato. È una legge elettorale che abbiamo definito antidemocratica e incostituzionale e abbiamo già visto, come diceva, che Felice Pesostri ha già portato a casa delle piccole vittorie. Unita questa riforma, questa legge a una controriforma del Senato che, lungi da diminuire significativamente i costi della politica, rende i senatori non più eleggibili dai cittadini. È stata definita da noi una questione di democrazia e l'AMPI, in quanto portatrice dei valori che sono alla base della Costituzione e della democrazia, è in prima linea nella tutela e nella garanzia delle libertà costituzionali,
un breve inciso. Il nostro documento congressuale si intitola Con i valori della resistenza e della Costituzione verso un futuro democratico e antifascista, e il paragrafo che si occupa delle riforme costituzionali si intitola L'intransigente difesa della Costituzione e dei suoi valori. Quindi noi consideriamo vincolante impegnarsi sul nostro territorio per dare forza e impulso alla campagna referendaria con iniziative e con la costituzione di comitati locali ampi, aperti ai cittadini e alle forze democratiche e antifasciste, utilizzando tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. L'ANPI non è interessata, nel caso particolare delle riforme, ai problemi più specificatamente politici, il plebiscito e la tenuta o le sorti del governo. Per la nostra associazione il tema è solo quello dell'intransigente difesa della Costituzione da ogni stravolgimento che ne rimette in discussione le linee portanti anche della seconda parte, noi di solito citiamo la prima, e di valori di fondo. Considera la riforma del Senato e la legge elettorale così come approvate dal Parlamento un vulnus al sistema democratico di rappresentanza e ai diritti dei cittadini, quindi in sostanza una riduzione degli spazi di democrazia. L'ANPI, come si legge nel nostro ANPI News 188 che è stato pubblicato anche dal Manifesto, esclude la collocazione della battaglia referendaria nel recinto di qualsiasi schieramento politico, ovviamente, nonché ogni altra opinione politica che non sia appunto dalla salvaguardia della Costituzione. Quindi per questo noi siamo qua. L'ANPI di Zona 9, avendo terminato proprio in questa mattina l'ultimo congresso sul territorio, parteciperà alle iniziative già costituite, sempre che gli organizzatori, lo ripeto, abbiano un DNA caratterizzato da antifascismo, difesa dei diritti e ovviamente difesa della Costituzione. Ci siamo dati il compito di costituire iniziative il più capillare possibile con lo scopo di raggiungere e informare correttamente il maggior numero di persone. Come ANPI siamo eredi della lotta partigiana. La Costituzione che ha racchiuso in sé tutti i valori della resistenza e dell'antifascismo, non perché la Costituzione sia immutabile, ma perché laddove si ritenga necessario modificarla, si vada nel senso della crescita dei margini di libertà, della crescita della democrazia, dei diritti umani, della solidarietà e dell'uguaglianza sostanziale, ma non per ridurli. Non solo noi oggi dobbiamo chiedere con più forza che la Costituzione venga attuata e rispettata, ma che vengano attuati tutti quegli articoli, a partire dal diritto del lavoro, che fino ad oggi sono stati disattesi. In vista del referendum confermativo delle modifiche costituzionali approvate dal Parlamento, ci attende quindi ad ottobre una lunga mobilitazione perché si voti no al referendum e si rifiuti di approvare le modifiche costituzionali che puntano a sottrarre diritti e libertà. Venendo a questo pomeriggio, e finisco, invito tutti ad approfittare della presenza sul palco di docenti, ma non ci sono, parlamentari come Dattore e la Loredana De Petris e soprattutto di Lidia Menapace, e invito tutti, dicevo, ad ascoltare attentamente e cercando di acquisire ulteriori elementi da portare già da domani nelle nostre strade. Quindi io concludo chiedendo ai relatori di procurarci i loro interventi in maniera tale da poterli utilizzare. Grazie. Devo fare solo una piccola comunicazione di servizio. Laddove ci sono dei posti vuoti sarebbe meglio sedersi, perché in teoria siete venuti in tanti, noi siamo felicissimi di questi, ma se viene un controllo e siete tutti in piedi noi andiamo un po' nei guai, per cui se chi può sedersi si siede sarebbe meglio. Grazie mille Rosanna Lombardo per il suo contributo e per il contributo di ANPI Zona 9.
Volevo comunicare che ci sono dei moduli per poter scrivere domande, per poter poi nella seconda parte del dibattito avere un'interlocuzione anche con i nostri relatori, quindi dovrebbero essere all'entrata o verranno distribuiti comunque in questi minuti. Vi prego di voler scrivere, non dico nel più breve tempo possibile, ma in un tempo ragionevole, così poi da poter anche selezionare, scusatemi, ma se fate 200 domande ovviamente non potremo farle tutte quante. Quindi io ringrazio ancora Rosanna Lombardo e do la parola subito a Lidia Menapace per poterci dare la sua impressione su quella che è la riforma della Costituzione che è in atto, su quello che sono il contenuto o la variazione che questa riforma prevede rispetto all'ordine costituzionale che ha contraddistinto la nostra Repubblica, un ordine che, costituzionale che deriva dai valori dell'antifascismo e che oggi noi vediamo messo in discussione da alcune riforme che, tra l'altro, ricordiamo, sono state votate anche con la fiducia, che è un modus operandi decisamente poco rispettoso del valore che il Parlamento ha nel nostro ordinamento. Quindi ringrazio Lidia Menapace e do subito la parola. Buonasera a tutte e tutti, non so se si dà la parola per ordine di età, in ogni caso mi toccherebbe. Appunto, ma io ho 92, quindi grazie. Allora, buongiorno a tutte e tutti, prima tutte comunque, intanto per ricordare sempre tutte e tutti, e poi prima tutte, perché prima tutte? Ladies first, ogni tanto quando vado al ristorante mi dicono prego signora passi prima lei, ma se fosse un concorso non mi è mai capitato, quindi non è per quello, non è per cortesia, è perché noi siamo di più. Recentemente le Nazioni Unite hanno fatto una dichiarazione, un po' meno di un anno fa, in cui dice le donne sono stabilmente la maggioranza della popolazione del pianeta e di ogni paese che lo compone. Dunque, se ci chiamiamo sostenitori della democrazia rappresentativa, sarà il caso di dire rappresentativa di che? Per esempio dei generi no, perché è del tutto evidente che non capita che in nessuna nomina, elezione, scelta, presentazione, eccetera, le donne risultino essere un po'. Anzi, quando poco un annetto fa l'UDI emise un comunicato dicendo 50 e 50 dovunque si decide, io che sono dell'ultimo mi sono sentito chiedere da ma cosa volete ancora? E come sarebbe? Vi regaliamo un 2% invece di dire grazie, dice cosa volete ancora? Non c'è proprio questa consapevolezza che le donne sono di più, quindi teniamo conto di questo. Ma se devo dire rapidamente, io sono intanto molto contenta che si metta in moto questa costituzione dei comitati, anzi dichiaro subito che più comitati ci sono meglio è, e soprattutto se non sono intercompetitivi, cioè se lavorano d'accordo, e quindi su questo assolutamente contento di essere stata chiamata a partecipare a questa iniziativa che ha questo scopo. Però penso che la priorità in qualche modo non sia nemmeno questa, perché se i comitati sono molti e poi chi va a votare sono pochi, il risultato è pessimo, perché chi comunque nel corpo elettorale governa un accrocco di elettori e elettrici più significativo, qualunque numero di voti prenda dirà che ha la maggioranza, magari ha la maggioranza del 50% del 40% che va a votare, quindi poca, ma insomma sempre più di qualsiasi altra cosa. Allora la priorità è assolutissimamente ottenere una fuoriuscita, una rientrata dall'astensionismo verso l'esercizio del voto, che è la cosa assolutamente prioritaria, perché altrimenti noi stiamo scivolando e oramai su una china dove lo scivolamento è sempre più veloce, a un certo momento è impossibile frenarsi quando si va troppo in giù alla svelta, che, come dire, cancella la Costituzione di fatto, cominciando a chiamarla Costituzione materiale, cioè Costituzione semplicemente consuetudinaria, non formale. Poi ci sarà anche una democrazia dello stesso tipo, dopo un po' basterà che poche persone si mettono d'accordo, votano e dicono che quella è democrazia. Come si fa a frenare una cosa di questo genere? Principio sopsta, che io sia vecchio, si capisce dal fatto che a me le citazioni vengono in latino invece che in inglese, ma insomma, fate prevenzione, dicevano gli antichi, perché quando la medicina è pronta è già tardi.
e quindi seromedicina apparato per l'appunto. Allora, che cosa dobbiamo fare? Vi dico rapidissimamente qual è il contributo specifico che io penso di poter portare in questa giornata, dichiarandomi già a priori d'accordo con tutto quello che verrà detto sulla difesa della Costituzione, assolutissimamente, firmo a due mani, a quattro mani, a quattro zampe, tutto quanto. Allora, noi non abbiamo una festa nazionale. Per poter invogliare le persone a qualche cosa, non bisogna chiamarle a delle prediche, a delle cose un po' noiose, doverose, moralmente significative, per carità. Avevo un padre mazziniano sui diritti e sui doveri, ne so, mai sentito parlare di più che di doveri. Ma le persone non si muovono per questo. Allora ho provato a dire, ma come fanno altri popoli? Mi è venuto in mente che il 14 luglio i francesi hanno la loro festa nazionale, il 14 luglio, che è la presa della Bastiglia. Non è che nella ricorrenza occupano le carceri, ballano tutta la notte. Cioè hanno trasformato una ricorrenza anche drammatica, anche con aspetti tragici, in una vera festa. Allora mi sono domandata, che cosa c'è nella tradizione italiana ricchissima di gloria, di tutte le qualità, di assolutamente indiscutibile e riconosciuto? La cucina. Io ho un amico austriaco che dice viva gli Stati Uniti d'Europa sotto la dittatura della cucina italiana, basta porcherie tedesche, perché persino lui è d'opinione che la cucina italiana è superiore. Allora, io propongo che noi prima di tutto ci impegniamo perché il 2 giugno sia la festa della Repubblica così festeggiata, pacificamente, comitati, gruppi, cittadini, scolaresche, amici che vanno alla stessa osteria o che fanno le stesse passeggiate quando c'è bel tempo, occupano pacificamente tutti gli spazi di verde pubblico e lì si mettono tavoli, tavolini, tovaglie in terra come si fa nei picnic e ci si scambiano cibi della nostra ricchissima, straordinaria cucina. Intanto che siamo lì si mette anche un tavolino dicendo se per caso vi interessa, noi facciamo anche distribuzione di volantini per dirvi cosa c'è nel referendum oppure nella legge di in qualche iniziativa politica che vogliamo prendere. E così, secondo anche qui delle vecchie ingannato, succhiavare amare ingannato intanto e beve, dall'inganno suo vita riceve, come dicevano gli antichi. Tu gli dai una medicina amara coperta un po' di miele e bevono anche la medicina amara. Allora, il primo impegno per il quale io vi prego di fare qualche cosa è di preparare per quest'anno dei 2 giugno straordinari, accoglienti, dicendo mangerete il risotto al milanese più buono che avete mai mangiato, non so, la pasta e fagioli, quello che vi pare, insomma, il cibo. E intanto, magari se per caso avete un po' di tempo, provate ad appassionarvi anche a quest'altra cosa, perché sono assolutamente convinta che se non riusciamo ad alzare considerevolmente la fuoriuscita dall'astensionismo e l'impegno, vince comunque Renzi, ma perde la democrazia però, perché se vincesse Renzi vinciamo un po' tutti quanti, non sono così acre e cattiva, benché lo sia abbastanza dalla mia parte, da dire no, voglio che lui proprio perda. Non è che voglio che lui perda, voglio che vinca la democrazia. E se avanti questo tren non vince, potrebbe lui perversi anche il più bravo, bello e buono. Lui è bravo, intelligente, potente, spregiudicato, ma insomma io ripeto la carognata che dico sempre nei suoi confronti, a me lui fa venire in mente Fanfani. Tutti dicono ma allora è democristiano, è lui democristiano, questo non è un'offesa, ma dire a un fiorentino, cioè pure del contado di Regnano, che lui assomiglia a un aretino, questa sì è proprio una carognata. Scusate. Grazie mille, mia pace, grazie anche per essere stata in tempi brevi, 10 minuti, e averci raccontato il suo punto di vista e averci anche fatto sorridere nonostante l'argomento possa a volte sembrare pesante, ma è questo che dobbiamo fare in realtà, è proprio cercare di alleggerire l'argomento facendo in modo che tutti possano capire qual è il vero obiettivo del no alla riforma costituzionale, perché se noi non riusciamo a spiegare come giustamente anche l'avvocato Besosti riesce sempre a spiegarci a livello semplice quello che sono le problematicità di questa riforma e anche della legge elettorale di Italicum, che in combinato disposto proprio
come atto di risposta una parola giuridica, però cercheremo anche di trovare parole magari più semplici per dire che insieme queste due leggi veramente mettono a rischio e a repentaglio la nostra democrazia per come l'abbiamo conosciuta e per come è uscita dai valori che continuano a ripetere i valori antifascisti dopo la seconda guerra mondiale. Quindi ringrazio l'avvocato Besosti, gli do la parola per farci una bella panoramica di tutto quello che sta succedendo. Intanto dovremmo cominciare dalla proprietà del linguaggio, se no noi diamo un vantaggio a Renzi che non gli spetta, a chi vuol modificare la Costituzione, non è solo lui, anzi ho l'impressione che lui sia il rappresentante di qualcuno, non sia lui che governi questo tipo di... ed è... tutti avrete letto 1984, qui l'hanno chiamato nel 2000 non sorge il sole, non so perché, comunque era un'idea di un futuro visto molto lontano, ma quando l'aveva scritto Orwell addirittura sembrava che il 1984 fosse lontano, quello l'abbiamo superato. Diceva che il dominio del grande fratello avveniva attraverso la neolingua, cioè era una lingua inventata dove le parole avevano un significato contrario a quello che avevano prima ed era uno strumento di dominio. Ora, per questo basta per favore parlare di riforma costituzionale. Adesso tutta una riforma, ma leggete il vocabolario, no? Era modificare qualcosa per renderla migliore, questo era il senso di riforma. Su questo si era diviso anche il movimento operaio, c'erano i rivoluzionari e c'erano i riformisti, poi i riformisti non facevano le riforme, i rivoluzionari non facevano la rivoluzione, ma però perlomeno c'era questa cosa chiara. Allora non chiamiamola riforma quella che c'è, perché è un peggioramento su tutta la linea della Costituzione che noi abbiamo. Io una volta ho proposto di farlo deforma costituzionale, contro riforma. Ci sono tanti modi per dire, se no tecnicamente la chiamiamo revisione della Costituzione. Ed è una cosa molto importante quello che noi dobbiamo affrontare, perché viene fatta, e il nostro nemico non sono chi ha approvato in maniera, a mio avviso, un po' inconsciamente questa revisione della Costituzione, il nostro nemico non è nemico. Il terreno da conquistare sono gli apatici e gli indifferenti e i depressi, perché la situazione che si è creata, era stato detto anche recentemente, così dice, ne ha uccisi di più la depressione che la repressione, perché in effetti adesso non avviene delle cose, cioè non abbiamo mica da temere che chi è contro la revisione di Renzi venga bastonato o debba bere l'olio di ricino, no, questo qui forse, magari se fosse così ci sarebbe magari un po' più di reazione nei confronti, e invece è quello di stendere una patina di silenzio, di non spiegare le cose, di non informare i cittadini di cosa si tratta, perché sarà lo slogan molto semplice. C'è anche riduzione dei costi della politica. Ecco, questo è uno dei temi che c'è, perché, pensate un po', hanno abolito il Consiglio Nazionale dell'Economia e sul Lavoro. Nessuno si accorgeva che c'era, adesso sappiamo che faremo un risparmio sulla revisione di questo, ancora una volta un esempio della Costituzione tradita. Perché si dice che questa Costituzione è vecchia ed è cambiare solo perché è vecchia, quando semplicemente se ci sono cose da cambiare è perché non è stata attuata. Pensiamo soltanto al secondo comma dell'articolo 3, compito della Repubblica è di rimuovere le disuguaglianze che di fatto impediscono la piena partecipazione. Questa roba qui è addirittura, a mio avviso, un programma condensato di un governo di sinistra, ma non deve essere un governo di sinistra, noi vogliamo un governo di tutti i cittadini italiani e nella difesa della Costituzione dovremo chiamare tutti i cittadini italiani. Perché se il discorso è quello del risparmio, perché abolire di fatto il Senato, anzi abolire le elezioni nel Senato, perché il Senato c'è ancora che era di 315 membri,
se bisogna risparmiare, si abolisce la Camera che ne aveva 630. Insomma, da questo punto di vista, se il problema, il concetto è quello del risparmio, si taglia dove ce ne sono di più. E tra l'altro avrebbero fatto bene, perché nei 630 c'è una maggioranza che non è una maggioranza, è la maggioranza regalata da quella legge dichiarata incostituzionale del Porcellum. E di questo, in effetti, quello che è successo dopo mi ha fatto quasi pentire che insieme all'avvocato Bozzi e Tani abbia ottenuto l'annullamento del Porcellum, perché francamente, se io avessi saputo, mentre discutevo quella cosa davanti alla Corte Costituzionale, ottenendo ragione, che in cambio avrei avuto l'Italicum e questa revisione costituzionale, dicevo: scusate, abbiamo sbagliato tutto, ci torniamo un'altra volta. Perché forse sarebbero stati più tranquilli. Cos'è successo come meccanismo? Che questa maggioranza di parlamentari, sono 150 e sono conosciuti per nome e cognome, e abbiamo fatto anche un'indagine che senza questi 150 abusivi l'Italicum non sarebbe passato, e sono stati determinanti in una serie di votazioni, 150 persone conosciute per nome e cognome. Però come hanno reagito? Adesso noi saremmo stati eletti con una legge incostituzionale, non sia mai. Vi cambio la Costituzione che dirà che siamo stati eletti bene. Questa è la reazione che è avvenuta, e questo meccanismo ha portato anche alla revisione della Costituzione, dove è veramente grave le modifiche che sono fatte, ma sono quelle di cui forse sono più tecniche, che è difficile da spiegare. Alla fine ci sarà un dibattito solo sul Senato, dove uno dice: abbiamo risparmiato dei soldi perché c'erano 315 senatori, più quelli a vita, gli esperti, ma non contiamoli, e adesso sono 100, perciò abbiamo risparmiato 215. C'erano delle proposte in Parlamento di ridurre tutta la Camera a 400 e tutto il Senato a 200, 400 più 200 fa 600, si sarebbe risparmiato di più che la sola Camera che invece è rimasta. Ma poi, qual era la questione? È vero, ma è una tecnica già fatta da questo governo, ma un po' da tutti, di fare i risparmi a spese di altri. Allora, è chiaro che se il Senato non paga più le indennità, il bilancio dello Stato risparmia. Però questi qui sono pagati, siccome possono essere solo consiglieri regionali, sono pagati dalle regioni. Perciò il risparmio non c'è, c'è solo questo risparmio che sono di meno di quelli che erano prima, però sono di meno, che sono pagati per fare un lavoro che non possono fare perché due o tre giorni alla settimana devono stare al Senato a far finta di legiferare insieme alla Camera. Da questo punto di vista, molti l'hanno detto, allora era molto meglio avere una Camera sola. Perché queste abolizioni, come quella delle province, per due anni, tre anzi, si è cominciato a parlare, le province vanno abolite, le province non servono. Adesso le province le abbiamo tante quante ne abbiamo prima, semplicemente non vengono più elette. Allora, invece dell'abolizione delle province, abbiamo avuto l'abolizione della democrazia nelle elezioni provinciali. E questo è stato una prova generale di cui forse molti non si sono accorti. Cominciamo a togliere il diritto di voto, ma non solo per le province che devono essere abolite, addirittura per le città metropolitane come la nostra, che dovevano essere il nuovo modello di ente locale. Anche questo non lo votiamo. Però no, anzi, non è vero, perché i cittadini di Milano il 12 giugno si sceglieranno il loro sindaco e sceglieranno anche il sindaco metropolitano. Peccato che dal punto di vista della democrazia i cittadini di Milano siano 1.251.000, mentre invece complessivamente quelli della città metropolitana sono 3.350.000, il che vuol dire che ci sono 2 milioni di cittadini che sono tagliati fuori da scegliersi il loro sindaco metropolitano, che ha la sua importanza.
Infatti, per quello che dovremo anche legare la questione della no, anche a una questione di evitare che il sindaco metropolitano di Milano sia stato scelto come è stato scelto a Roma. In un dibattito ieri sera il rappresentante del PD mi ha detto no, è stato scelto da 60.000 cittadini che hanno partecipato alle elezioni primarie. Oddio, se questi cittadini avessero votato col ballottaggio come voglio in un'altra cosa, Sala era in minoranza perché aveva il 42%. Io gli ho risposto no, voi avete ratificato la scelta di Sala, non l'avete indicato voi come cittadino e come sindaco di Milano, che poi diventa anche il sindaco metropolitano. Che non c'è più la divisione dei poteri. Questo l'abbiamo studiato a scuola, anche quelli per i pochi anni in cui c'è stata educazione civica, che era quella, ci sono tre poteri, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario, che ciascuno deve fare il suo compito. Ebbene, noi cominciando dall'elezione dei sindaci abbiamo inventato il capo dell'esecutivo che si trascina dietro la maggioranza del Consiglio Comunale. Di modo che quelli che dovrebbero controllarlo, molti di loro sono stati eletti grazie a questo sindaco, non lo controlleranno mai e soprattutto c'è questo tipo di distorsione. E lo stesso lo si fa qui per il Parlamento, perché hanno posto, per superare appunto la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum, hanno detto che per avere il premio di maggioranza, dicevano il motivo di annullamento, non c'era una soglia minima per avere il premio di maggioranza. Allora invece di fare una soglia minima hanno fatto una soglia massima, cioè hanno fatto una soglia che stando ai calcoli nessuno potrà superare. Ma perché? Per poter dare lo stesso premio di maggioranza al ballottaggio dove non c'è nessuna soglia per essere ammessi, cioè basta essere il primo e il secondo, senza indipendentemente dalla percentuale che ha il primo, la percentuale che ha il secondo e da quanti vanno a votare. Perciò se va a votare meno del 50% della popolazione, che se noi calcoliamo chi non va a votare, i voti bianchi e gli astenuti, ci siamo già arrivati da questo punto di vista, vuol dire che le proposte di governo fatte da tutti, anche in contrasto tra loro, non vanno alla maggioranza dei cittadini italiani. Non si capisce perché a quel punto, alla sera delle elezioni, si deve sapere chi governerà. È un'esigenza che abbiamo noi e siccome non lo si sa, lo si dà in modo artificiale a chi piglia un voto in più di un altro in una questione di ballottaggio. E questo non si fermano qua. Perché come dicevo prima, adesso il Senato, prima hanno provato con province e città metropolitane le elezioni di secondo grado, cioè qui solo i consiglieri comunali e i sindaci dell'area metropolitana sceglieranno il consiglio metropolitano non scelgono neanche il sindaco metropolitano, quello solo nelle province è rimasto questa cosa. Allora, questo sarà poi un vantaggio, lo stesso il Senato, perché con le elezioni di secondo grado, dove vengono votati gruppi già costituiti, che si sa come sono, e sono anche pochi, c'è un vantaggio. Non c'è più bisogno di stare col patema d'animo a sapere la sera delle elezioni chi vincerà, perché lo si saprà la sera prima delle elezioni chi è che vincerà. Ecco, questo è quel futuro che ci si prepara. Poi se la cosa va bene, i consiglieri comunali eleggeranno i consiglieri città metropolitane, i consiglieri metropolitani eleggeranno quelli dei consigli regionali, i consiglieri regionali eleggeranno il Parlamento. Dice, ma questo era il sistema dei Soviet, ma quello era un'altra cosa. E noi ci troviamo perciò addirittura un sistema che quando era sorto era rivoluzionario, per invece imporre la fine della democrazia nel nostro paese. E su questo è importante perciò convincere gli indifferenti, gli apatici e i depressi, che sono la maggioranza di questa popolazione. Solo che essendo indifferenti, apatici e depressi non riescono a esprimere una forza politica che governi questo paese in consonanza con la sua maggioranza. Questa Repubblica è nata da un referendum. Quello che ha dovuto scegliere tra Repubblica e Monarchia. Non dobbiamo consentire che sia seppellita da un altro referendum.
Grazie, grazie davvero all'avvocato Besosti, un po' perché affrontare questi temi così in maniera approfondita e in così poco tempo non è semplice, un po' per la semplicità delle parole che ho utilizzato, che possono essere comprese davvero da tutti e possono davvero stimolarci anche a portare il nostro no ai contenuti di questa, chiedo scusa per aver utilizzato riforma allora a questo punto, per questa revisione della Costituzione, si impara da chi meglio di noi ci può indicare la strada, quindi ringrazio ancora per questo. Sono stati distribuiti i moduli per le domande, quindi se qualcuno passa a raccoglierli, poi a cominciare a portarli, lo ringrazio, così poi abbiamo tempo per selezionarli. Senatrice De Petris, io non so che cosa dire, che cosa chiedere, posso solo dire che cosa è successo al Senato, ci racconti un po' l'iter che ha portato a questa riforma, a questa revisione, ecco, vede, imparerò, questa revisione, come si è arrivati davvero a avere un contenuto materiale di queste norme che è ancora, se possibile, è ancora più difficile, ancora più intricato rispetto a quelle che erano addirittura le procedure legislative precedenti, di quello che era la formazione degli organi parlamentari, insomma, come si è arrivati a questa revisione? Ma intanto una questione. Noi ci troviamo già, e questo è il frutto amaro anche del Porcellum, questa è la terza legislatura in cui diciamo il Parlamento viene eletto con appunto il Porcellum. Non è un fatto soltanto notarile che vorrei qui diciamo far registrare, ma questo ha prodotto già nei fatti una modifica profonda anche nel rapporto tra Parlamento e Esecutivo. Non perché diciamo l'utilizzo per esempio della fiducia, della decretazione d'urgenza era ovviamente presente come fenomeno degenerativo già prima diciamo del Porcellum, ma noi abbiamo visto in quest'ultime legislature, per arrivare a questa, la 17ª non a caso, in un crescendo che ha portato l'altro giorno a mettere la fiducia su una legge come quella sulle unioni civili, che capite bene, insomma, non era assolutamente, non è una legge su cui è possibile mettere la fiducia, perché è un tema che attraversa anche le forze politiche, insomma i gruppi parlamentari, anche in modo trasversale, in cui tra l'altro il Partito Democratico aveva lasciato libertà di coscienza e poi ci mette la fiducia. Questo per dire che noi ci siamo trovati di fronte man mano ad una degenerazione enorme. Perché dico il Porcellum? Perché questo ha indebolito pesantemente proprio l'idea.